Buonasera a tutti, miei cari. Eccoci, in questa sera sono entrata qui per voi tutti che mi state seguendo a farvi anche voi, a tutti voi che vi guardate a me, un oroscopo creato da me per questo mese, miei cari, per mese di settembre. Prima di iniziare questo oroscopo, vi volevo ringraziare a tutti che vi state iscrivendo sul mio canale. Vi ringrazio per la fiducia che ci avete in me, per tutte le persone che mi cercate su WhatsApp, tutti di mio gruppo che volete mi consiglio. Io vi voglio tanto tanto bene, come di solito. Spero di cuore che l'universo vi sta facendo un po' facile la vostra vita e i vostri problemi. Prima di iniziare vi voglio presentare anche a voi questo bellissimo occhio di Grecia che porta fortuna in casa dell'avete, o lo portate comprare da cinesi o da negozi dove sono questi. A parte che ci avete mal di occhio, ci avete un carico di energia negativa, potete prendere questo bellissimo occhio, lo mettete in sale grossa per purificarlo per un giorno e dopo fate un desiderio, due, tre su questo occhio e lo mettete avanti dalla vostra porta d'entrata o la vostro ufficio dove lavorate. Io di solito lo tengo qua con me dove io lavoro, dove faccio sempre presentare video per voi, che mi porta una protezione, diciamo così. Vi volevo dire che tutte le persone che vi lasciate su questo video, data di nascita, è un desiderio. Io comunque quasi tutte le sere sto pregando, faccio tipo di preghiere speciali, farò anche per voi tutti che lasciate un desiderio su questo video, una preghiera per stare bene, in salute, in amore, o che tipo di desiderio avete voi, miei cari. Adesso iniziamo per voi questo oroscopo di mese di settembre. Iniziamo con primo segno di Ariete, e tutti che ci avete ascendente in questo bellissimo segno di Ariete. E prendiamo una carta di qua per vedere per voi tutti di Ariete o ascendente in Ariete che vi stanno dicendo le mie carte. Qua per voi sarà una trasformazione, no? Le mie carte, perché è una lettura generale, non personalizzata, è un oroscopo creato da me. La carta vi dice che o siete caricati di energia negativa o qualcosa di vostro cuore si è rotto e volete finire con il vostro passato, non vi mai interessa niente, o qualcuno va creato qualsiasi problema dove il vostro cuore è diventato morto per quella persona. Né significa una morte per qualsiasi persona della famiglia vostra, non c'entra questo, c'entra che i vostri sentimenti o probabilmente la vostra fiducia in qualche persona sparirà, perché vi sta facendo un male forte che non lo potete dimenticare. Questa vuole dire la trasformazione, vi trasformate voi, no? O diventate più duri con le persone che ce le avete intorno perché vi ha creato un problema, o perché no, sepultate un passato che non vi mai serve a nulla, miei cari Arieti. Vediamo anche per voi Tori, tutti che siete in questo segno di Toro, che vi stanno dicendo le mie carte per questo mese di settembre. Per voi Tori, voi avrete la potere nelle vostre mani, vincerete qualcosa, che si tratta in amore, in relazione, in lavoro, non importa, la vostra potere è forte, voi tenete bene stretta questa spada e avete la potere in mano. Qualsiasi situazione dice qua,
voi vincerete perché la putere, la forza di tutti i segni di toro sarà nella vostra favore, no? Di aver avuto un litigio con qualcuno, voi sarete vincitori. È lavoro uguale, è relazioni uguale, voi siete la persona che siete più forte di partner, partner a chi so io. Comunque l'energia di questa carta è bellissima, vi sta indicando la forza, la potere, la dominazione. Siete le persone che avete questa forza e questo dono di avere la potere, ma le persone forti, in poche parole voi di segno di toro. Vediamo un po' anche per voi gemelli che stanno dicendo le mie carte. Per segno di gemelli, vediamo un po' per voi, tutti di segno di gemelli. Anche da voi c'è una forza, ma qua è la forza di sentimenti, no? In caso in quale anche se siete stati feriti, voi avete la forza di vostro cuore a passare avanti, a superare tutte le vostre ferite. No? In qualsiasi occasione, come ho detto anche la Toro, voi gemelli, con la vostra carisma e con le vostre invenzioni passate sopra di tutti e di tutto. La carta sta indicando che qua, a parte le persone femmine, no? Le donne, le ragazze che siete in questo segno, c'avete la fortuna nelle vostre mani e questo mese di settembre vi sta indicando che voi avrete una energia di creazione, di liberarvi di qualsiasi situazione un po' brutta e siete le persone forti, con caratteri forti, ragazzi. Vediamo anche per voi. Tutti di segno di Cancro che vi stanno dicendo a voi, carissimi Cancri, che vi dicono a voi segno di Cancro, per voi purtroppo sì, qua mi esce la morte. Questa significa che questo mese di settembre avrete un dolore in vostro cuore perché qualcuno morirà. Morirà della vostra famiglia, qualcuno che o sa, è stato malato o ha avuto un problema, o può morire un amico di cuore. Chissà, avrete una notizia brutta questo mese di settembre per voi tutti di Cancro, che qualcuno andrà su quell'altro mondo. Purtroppo è una notizia un po' brutta, ma quando la vita finisce, finisce, non si può fare niente, ragazzi. Purtroppo non possiamo vivere per eternità, ma tutto ciò che c'è in questo mondo è solo un'esperienza perché al di là di su inizia un'altra vita. È vero che c'è un dolore forte quando perdiamo qualcuno, però io vi sto dicendo con l'energia di queste carte, forse non a tutti si fanno vero e spero di cuore che nessuno di voi di segno di Cancro avrete questo dolore. La carta mi dice questo, io vi lo interpretisco come lo devo interpretare perché è così. C'è una morte qua, no? Morirà qualcuno e voi soffrirete tanto. Purtroppo è così. Vediamo anche per voi leoni che stanno dicendo l'energia di mese di settembre. Per voi leoni, se avrete un tradimento, può stare un tradimento da parte da amici, può stare un tradimento in relazioni, può stare un tradimento, chi so io, un tradimento che voi lo lasciate indietro e andate avanti, vedete, vi prendete le vostre armi e non mai volete a lottare per questa persona qua o per questa situazione qua. De siete stati su una relazione che va tossica, che va fatto tanto soffrire, abbandonate questa relazione e ve ne andate sulla vostra strada. De si tratta di matrimonio uguale che la partenera o partner va ingannato, va messo le corna, uguale abbandonate tutto e ve ne andate via un po' con anima in pezzi.
Però io vi sto dicendo che l'energia di questa carta del mese di settembre vi sta indicando un tradimento, un inganno, una cosa un po' brutta che voi lo abbandonate e lasciate a perdere tutto e vi andate sulla vostra strada. Vediamo anche per Vergine, per questo mese, mese di Vergine, anche mio compleanno sarà l'11 di settembre, da mio marito il 10 di settembre, una coincidenza un po' strana. Vediamo un po' per noi tutte le Vergine, noi ci abbiamo un successo, qua ne esce un successo che non ne aspettiamo, una sorpresa che ne lo sta facendo qualcuno, o l'universo ne lo manda nella nostra vita, o perché no vinceremo soldi, o qualcuno ne regala soldi, comunque qualche sorpresa bellissima sarà per tutti i segni di Vergine, ed si tratta di sentimenti uguali, sarà una sorpresa inaspettata da parte di partner, e matrimonio uguale, lavoro uguale, perché queste coppe indicano prosperità, no? Indicano successo di soldi, successo assoluto e tutto. Per le vergine esce bene. Vediamo un po' anche per le bilance che stanno dicendo le mie carte. Purtroppo, ha visto, no, a tutti escono bene. Io vi sto interpretando come esce. Per le bilance, vediamo un po' che dicono. Anche le bilance, voi questo mese di settembre sarete un po' su energia di soldi, soldi che ha slavorato, vedete? Sarete un po' soddisfatti perché avrete questi soldi dopo vostro lavoro faticoso, perché qua questa donna ha lavorato la terra e della terra esce le monete, vuole dire che per suo lavoro prenderà le lauree, no? Prenderanno queste monete. Per tutti i segni di bilancia vi esce la vostra fortuna, fortuna lavorata di voi stessi, che siete su un affare, su un lavoro, non importa, anche su relazioni, vi esce bene, vi esce soldi, soldi che voi giusto e lavorato. Vediamo anche per scorpioni. Che stanno dicendo per voi tutti i disegni di scorpioni. Per voi scorpioni, qua questo mese sarete connettati l'energia di una persona un po' più anziana, de già avete un nonno, un babbo che non sta bene, sarete connettati sull'energia di questo uomo che vi prendete tanta cura di lui. Io vedo che qua questo mese di settembre voi o avrete un mentor un po' più anziano che vi danno consigli e ascoltate tanto di questa persona perché ci avete un grande rispetto in confronti di lui, o è un maestro, no? Sul vostro lavoro che vi sta imparando le cose, è un maestro bravo che conosce bene il mestiere, o siete connettati su un uomo più anziano della vostra famiglia che vi dovete prendere cura di lui. Comunque l'energia di questo uomo anziano per voi questo mese è un protezione, come se fosse voi dovete proteggere questa persona anziana che non ce lo mai fa più, o questa persona in caso in quale è sul lavoro, vostro maestro, vostro mentor vi sta proteggendo e vi sentite un po' più felici perché già avete qualcuno accanto che vi sta vicino in situazioni del bisogno, no? Vediamo per voi Sagittari, che vi dice questo mese di settembre, per voi che energia vi sta indicando le mie carte. Voi qua Sagittari avrete da iniziare una nuova cosa, no? Sembra che il vostro passato abbia avuto tanti inamici, allora io vedo con questa carta che state facendo una grande pulizia mentale e fisica di tutti i punti di vista e iniziate una cosa nuova che avrete voi la potere in mano su questa cosa nuova, non importa che cosa, anche in sentimenti, in lavoro, in affari, e vi andrà bene. In poche parole, ascoltate solo della vostra mente, la vostra coscienza. Vedo che venite con un bagaglio di conoscenze un po' più ampio e siete pronti per iniziare una nuova cosa.
qualcosa, no? E che vi porterà anche fortuna, però la carta vi sta dicendo che dovete avere più forza, più coraggio, dovete stare più determinati e dovete stare giusto più autoritari su quella cosa che lo volete iniziare, cari sagittari. Vediamo per Capricorni che stanno dicendo per voi tutti i segni di Capricorno, che dice da a voi questa carta. Avete bloccaggi voi questo mese di settembre, o qualcuno vi mette bloccaggi, litigate, avete un po' di problemi, o in lavoro avete un lavoro faticoso, un lavoro che litigate con colleghi, comunque una energia di bloccaggi, dovete superare questi bloccaggi perché se no vi trovate su un labirinto dove non mai potete uscire. Purtroppo la carta mi sta indicando bloccaggi, può stare bloccaggi anche in famiglia, litigate con marito, con bambini, perché no, può stare anche bloccaggi, diciamo entrati in mail un po' negativi, che qualche persona vi limita, basta un'entra rotta. Dovete stare un po' attenti a liberarvi di tutti questi bloccaggi per voi tutti i segni di Capricorno. Vediamo per Acquari che dicono anche per voi Acquari. Per segno di Acquario, da voi farete un matrimonio, no? Un legame, è un'energia bellissima per segno di Acquario, o siete andati insieme con partner e no, dopo sposamento siete andati una vacanza, no? O trovate in vostro destino una persona che vi sposa, se siete su matrimonio è una bellissima cosa, festeggiate qualcosa, siete connessi l'energia di amore, di sentimenti, o sarete invitati a un matrimonio, comunque l'energia di questa carta significa un matrimonio, un sposamento, un legame tra una donna e un uomo, un'energia bellissima di amore, di sentimenti. Questa dice, questo ve lo dico per voi tutti i segni di Acquario, o vi innamorate di nuovo di un'altra persona e questa sarà vostro destino che vi porterà a sposarvi, no? Vediamo anche per Pesci, ultimo segno, che vi sta dicendo a voi cari Pesci. Voi avete un inamico forte, no? Avete una guerra con una persona, questa persona è un po' pazza, diciamo così, non vi lascia stare, avete qualche inamici forti fuori di casa e che li conoscete anche, dovete stare attenti a non mai cascare le orecchie su tutti questi inamici, li conoscete bene perché la carta mi sta indicando che voi li conoscete, questo mese sarà un mese di litigio per voi. State attenti perché potete aggiungere là un processo inutile dove pagate avvocati e perdete tempo, no? De avete queste persone, cercate a ignorarli o vedete che queste persone non vi lasciano stare, vi fate rivolgere la carabinieri, fate una denuncia e comunque prima o poi questa persona smetterà. De si tratta che c'è della vostra famiglia, è un po' più difficile ignorare, però io vi sto dicendo che un periodo di tempo de non mai parlate con questa persona smetterà a rupervi, diciamo così, le bastone, per non dire altra parola brutta. Comunque una energia di litigio, una energia di insidia questo mese di settembre per voi tutti di segno di Pesci. Mi cari, io mi fermo qui. Prima di finire questo video vi volevo estragere in generale una carta di arcangeli. Vediamo l'energia di mese di settembre con un arcangelo per tutti voi che vi siete guardati su questo video. Io spero di cuore che state tutti bene. Vediamo, vedete, vi dovete trovare tutti voi di tutti i segni la pace. Qua invece sono le due carte. Io prima sono uscite due, vi dico tutti e due. Arcangelo Camuel, la pace arriva. Guarda, ricordi che l'unica cosa reale è l'amore. Vedete, dovete stare in pace con voi stessi e con altri e dovete emanare amore intorno di voi. Questa vuole dire Arcangelo Camuel, la pace arriva. Pregate tanto da questo
bellissimo arcangelo che vi sta aiutando a trovare la vostra pace. E la carta seconda che è uscita, riprenditi il tuo potere. Vedete, arcangelo Uzariel, usa il potere e la determinazione che Dio ti ha dato per manifestare gioia e felicità nella tua vita. Mi carico, voi vi ha perso la vostra potere, scusatemi, vi lo dovete riprendere. Ok, fate tutti gli sforzi possibili e impossibili e riprendetevi la vostra forza, perché è importante. Io mi fermo qui, spero che anche di questa volta vi sia piaciuto questo video, che l'ho fatto specialmente per voi tutti che mi guardate, tutte le persone di qua di Italia che siete iscritti sul mio canale, tutti di mio gruppo, e specialmente per tutti i miei amici che mi vogliono bene, uguale vi voglio anche io. Vi auguro una bella serata e spero di cuore che state bene lì dove state. Alla prossima.